Dunque, buongiorno e ben ritrovati dal TG3. Finisce l'odissea in mare per i 49 migranti della CI e della Sea-Watch, ostaggio per quasi 3 settimane al largo di Malta di uno stallo politico europeo. La svolta è arrivata stamattina, annunciata dal premier maltese. Saranno ospitati da 8 paesi assieme ad altri 131 sbarcati sull'isola negli ultimi giorni. Ed è sì all'accoglienza anche dall'Italia. Andiamo dal nostro inviato Massimo Veneziani. Massimo. Sì, è così, finita finalmente l'odissea di questi migranti che verranno ricollocati insieme a quasi la totalità dei migranti che sono presenti qui nell'isola da giorni. Erano circa 249, insomma la quasi totalità verrà ridistribuita in 8 paesi europei. Non si sa ancora quello che è il numero dei migranti che ospiterà l'Italia, però Germania e Francia hanno dato la disponibilità ad accoglierne 60, il Portogallo 20, Lussemburgo, Olanda, Irlanda 6, Romania 5 e tra i migranti che verranno ricollocati in Europa ci sono anche tra i migranti ci saranno anche 44 bengalesi che invece saranno rimpatriati. Diciamo che questa mattina c'è stata la conferenza stampa del premier maltese Muscat dopo l'incontro con il primo ministro libico che era venuto qui in visita. Nella conferenza stampa lui ha dato questi aggiornamenti, la fine dell'odissea dei 49. Noi vi raccontiamo com'è andata la mattinata, la conferenza stampa, e poi vi facciamo vedere le immagini che sono appena arrivate dalle navi che sono al largo della costa maltese. Poi la linea può tornare allo studio.